Intanto a Napoli il Corpo Internazionale di Polizia parte a scaglioni per l'Egitto. Danesi, svedesi, norvegesi, canadesi, colombiani, indiani, finlandesi e jugoslavi vanno a difendere la pace sulla soglia del deserto. Il compito non è dei più facili. Nasser vuole cacciare fuori gli invasori. Ben Gurion non si vuole ritirare senza un trattato di pace. Inghilterra e Francia vogliono che queste truppe occupino tutto il canale e ne assumano la garanzia.